Ciao a tutti, vi do un caro benvenuto su Voice of Africa, the only voice in the wilderness. Sapete che oggi è il primo giorno che possiamo uscire dalla quarantena. Oggi è 4 maggio 2020 e siamo stati a casa più di quasi 3 mesi. È molto molto male stare a casa. Grazie a Dio oggi cominciamo a uscire e quindi siamo qui sulla montagna a fare video. C'è un'amica con me, amica bellissima, carissima. Oggi sentiamo da lei la sua storia di quarantena e cosa lei sta aspettando adesso che lei comincia a lavorare, a fare altre cose. Allora, ti dico questo per favore. Se oggi era il primo giorno che mi stai guardando, ti prego di aiutarmi a crescere. Quello che puoi fare per aiutarmi e per andare sotto questo video, vedi le cose rosse che c'è, iscrizioni, subscribe, per favore mi puoi cliccare su questo e poi dammi un thumbs up, dammi un like. Dai. Allora cominciamo a parlare con la mia amica. Come vi ho detto, siamo nel bosco, vero? Sì, la natura. Vabbè, è un bel posto comunque. Abbiamo fatto tutto in bicicletta, sono un po' stanco. Come vi ho detto, sono con un'amica carissima. Come ti chiami tu? Luana. Luana. Luana Suelen. E come si scrive Luana? Vabbè, Luana. Sì, come si scrive? Io non so scrivere. Beh, è particolare perché ci hanno messo la H di mezzo e quindi L-U-H-A-N-A. Luana. Ma la chiamo Angelo. Angelo, vero? Angel. Io ho aggiunto Lu. E quindi Angelo, vero? Angel Lu. Come è stata la tua quarantena? Devo dire che, vabbè, mi imbarazzo a fare questo video, però comunque devo aiutare il mio amico perché aiutatelo a crescere, come si dice, subscribe, sì. Ok, e mettete un like. Comunque, allora, è stato bellissimo la quarantina, no. A me no. No, pensavo ad altre cose, comunque... allora devo dire che all'inizio direi un po' bene perché vabbè stai a casa, ti riposi un po', ti gestisci un po' così le cose, però dopo un po' secondo me no, perché comunque non vedi più gli amici, anche all'università secondo me fare lezioni così telematiche non è che... Cioè non sono tanto belle per me, secondo me, poi. Quindi... E poi anche lavoro, non puoi più andarci, vabbè non tutti, alcuni sì, alcuni no. E vabbè, più che altro che a me dispiace che non potevo vedere i miei parenti e i miei amici, tipo fare belle cose, anche semplicemente venire con le biciclette a girare, che secondo me sono cose belle da fare, che non potevamo fare. Sei stato a casa da sola tutti questi 3 mesi? Con mia madre. Con la madre, ah. Ma c'è un giorno più... che era più brutta, il giorno più brutto di questa quarantena, questi giorni di quarantena? Il giorno più brutto? Boh, no, secondo me un giorno più brutto no. No. Adesso possiamo uscire, vero? Sì, penso di sì. Allora, cosa stai aspettando? Come sarà la vita dopo questa quarantena? Vabbè, io spero che si riprenda un po' tutto per le persone che comunque hanno bisogno di lavorare, anche per noi, tipo, che studiamo, anche facciamo l'università, fare gli esami in sede secondo me è molto meglio.
poter, vabbè, a me dispiace più che altro non vedere i miei amici e il lavoro e anche l'università. La prima italiana. È vero. Ragazzi, aiutami. Grazie a una sorella in Francia che mi sta aiutando tanto a imparare la lingua. Anche saluto Rossa, maestro di Lombardia. Sì, ci sentiamo dopo. Dimmi, sono primo amico che hai visto. Sì, sei la prima persona dopo mia madre. Mi vuoi benissimo. Il primo essere vivente dopo mia madre che vedo, cioè bellissimo. L'essere umano. Ma vabbè, perché abitiamo vicini, che sia chiaro, non è che siamo lontani, quindi è l'unico amico che vedrò fino a chissà quando. Vabbè. Ok, ora chiedo a te. Com'è andata invece la tua quarantena? All'inizio un po' giù il microfono, ti prego. Un po' più giù? Non troppo giù. Scusate, non sono pratica. Vai. Infatti all'inizio era buonissimo per me perché avevo ricopero da fare. E quindi ho detto, mamma mia, benissimo, posso studiare, recuperare. Come. Ma ho aspettato una settimana, ho studiato bene, 2 settimane, ho studiato bene la testa. Mamma mia, è troppo. Allora adesso non ho più la voglia di studiare, a fare nulla. Grazie a Dio che possiamo uscire adesso a riprendere tutte le cose ancora. Tante volte sai che questo canale è per integrazione, immigrazione, cultura, misti, no? E quindi era più brutto che non potuto uscire a fare video, a parlare con altre persone, a chiedere le domande. Sai che io sono troppo curioso e mi piace parlare troppo. E quindi stare a casa sempre così, mamma non mia, va bene. Era malissimo. Era depresso, mi scrivevo ogni tanto, non c'è più. Allora, e ho detto appena posso lo vengo a trovare. Sono molto molto contento che possiamo uscire, tanto possiamo fare tutto. Possiamo girare, possiamo andare. Non vedo l'ora che cominciamo a lavorare. Mi manca tanto il lavoro, i miei colleghi di lavoro, soprattutto il mio capo, Mauri. Infatti, non vedo l'ora che possiamo andare a lavorare. E questo. Ok. Ti chiedo per questo. Perché ho visto che hai tanti amici stranieri. Sì. Perché? Cioè, perché? Perché mi piacciono. Devi parlare nel mio microfono. Ah, ok. ma non so, perché sono anch'io straniera. Sono brasiliana e non so, mi trovo bene. Vabbè, ho tanti amici italiani, tanti amici stranieri. Le culture. Mm-hmm. Comunque impari tanto da tutti e non so, a me piace. Cioè, ho amici russi, marocchini. Nigeria. Di dove sei? Mamma mia, mi sta chiedendo dove sono. No, perché aspetta. Io sono del mondo. È del mondo, quindi anche io sono del mondo. Ma che vergogna. Vabbè. Se sai dove sono, lasciami un commento sotto questo video. Perché lei, infatti, è vergogna che non... Madonna, che è dimenticata dove vengo, Allora... Litigiamo dopo questo video, va bene. Okay. Lasciamo perdere. Come finire un'amicizia in 2 secondi? La nostra amicizia può finire 2 secondi, ancora un altro 2 secondi facciamo ancora di nuovo. Siamo così, litighiamo e andiamo avanti. Pace, amore, peace and love. Però deve regnare sempre l'amore alla fine di ogni cosa. Quindi se litigate, faccia la pace. Mm-hmm. Fate la pace. Messaggio di conforto per le persone che hanno perso le famiglie. Ah, per questo coronavirus. Allora è un tema un po' complicato e delicato. L'unica cosa che potrei dire è... non lo so, non trovo le parole giuste. C'è la gente che corre, prendono sole, tutto. No, non ti sto chiedendo chi corre, sto chiedendo un okay. Messaggio per queste persone. I momenti difficili ci sono per tutti, ci sono altri momenti
buoni, momenti brutti per tutti, e quindi l'importante è riuscire ad andare avanti, che anche a me in famiglia stiamo passando per delle cose un po' complicate. Non so, l'importante è, penso, riuscire ad essere più forti dopo tutte queste situazioni, altrimenti crolliamo tutti. Non so cosa dire. Mi spiace tanto per le persone che hanno perso qualche persona nella famiglia, è più brutto. Sì, è vero. Così, ma la vita è così, a volte fa male così. Speriamo che tutto questo possa passare così. Quindi proviamo a rispettare anche le regole, facciamo come, evitiamo tante cose per evitare anche queste, che accadono, succedano queste cose brutte, perché colpiscono principalmente le persone un po' più deboli. Ma guarda, vabbè, noi, sia chiaro, siamo usciti oggi dopo mesi, siamo in un posto lontano dal mondo, più di 2 mesi, e quindi anche noi stiamo rispettando. Ci siamo visti oggi perché in teoria si può e siamo vicini di casa. Tante persone dicono che il coronavirus è stato creato in laboratorio per guadagnare economiche. Alcuni dicono che vogliono farci stare a casa per instaurare 5G. Alcuni dicono è stata fatta per uccidere gli anziani. C'è tanti messaggi che stanno in giro. Cosa ne pensi? Io penso, secondo me, nella mia ignoranza, che fanno queste cose ogni tanto perché secondo me devono avere il controllo sulla popolazione, quindi ogni anno, ogni giorno ne nascono tanti bambini, quindi la popolazione ovviamente cresce sempre di più, e ogni tot di anni i governi potenti, secondo me, fanno un qualcosa, che sia un virus, che sia guerra, per riuscire a contenere la popolazione. Vabbè, questo è il mio pensiero, magari sbagliato. E quindi anche tu credi che questo corona è stato creato? Vabbè, secondo me sì. Secondo me sì, è stato creato. Un frase per le persone che hanno creato questo video. Che ne so, perché oggi cosa faccio? Gandhi consiglia a tutti, dategli perché a me da un po' di tempo non ti ho visto, da tanto tempo non ti ho visto, e quindi vuoi chiedere tutte le domande che volevo chiedere alle persone, quindi sto rispondendo a tutte le persone del mondo, cioè no, in Genova. No, non tutte le persone in Genova, anche nel mondo, ma tutte le domande che volevo chiederti prima di quarantina. E durante la quarantina, chiedo tutto oggi. Ok. Guarda, ci sono tanti domani. Vabbè, ma facciamo il video per... Basta, ragazzi, finito! Magari avete qualche domanda per Luana? Lasciami queste domande sotto questo video. Dai, no, è già tanto chiedo, che lo sto aiutando. Non sarei uscita mai in un video così, mai. La prossima volta, mi vergogno. La prossima volta lei vieni a rispondere tutte le vostre domande. Tutte le vostre domande potete lasciare ai qualche social network, come Instagram. Come ti chiami su Instagram? Luana. Luana Chair. Per questo ti ho chiesto come si scrive Luana, perché magari c'è qualcuno che può vuole seguirti, come si dice? Seguirti, ma non sa scrivere il tuo nome. Non seguitemi. Magari c'è tanti persone, quindi non vuoi. Basta. No, allora. No, ne ho pochi. Ho gli amici e basta. Vuoi pensare come me? Certo. Allora ti porto in Africa. Ha paura di Africa anche. Dai, che dobbiamo fare una corsa in bicicletta ancora. Allora, ragazzi, ci vediamo settimana prossima con un altro video.
Mio nome è sempre Gnaco Blancs Nebinesa e stai guardando Voce dell'Africa. Non devi dimenticare, ti prego, di iscrivere questo canale e aiutami a crescere. Dico che se hai qualche aiuto per questo canale, non devi essere sempre soldi, no? No. Tecnicamente, qualsiasi aiuto che hai per questo canale per fare crescere bene, lascio più giù. Lascio il mio email sotto video descrizioni, vai lì a cercare. Lasciami dare un consiglio. A me o a loro? No, a loro, alle persone ah, che... Okay, basta. I miei seguenti, i miei amici, la mia famiglia. Fans. Sì. Che... Guarda che possiamo uscire, ma per cose molto importanti. Vi prego di non uscire senza mascherine. Ce l'abbiamo, le abbiamo tolte per il video. Sì. Se non hai mascherine, perché è abbastanza difficile trovare a comprare in farmacia, nei negozi. E quindi lascio un commento, un link. Un commento. Cioè, sono abituato a dire commento. Lascio un link sotto video descrizioni. Per favore vai lì a comprare. È raccomandata dai medici. Molto molto importante, perché è obbligatorio usare mascherine quando tu esci, anche per lavoro, per comprare, per fare tutte le cose. Allora dico questo. Vuoi salutare qualcuno? Ciao. Non hai nessuno da salutare? Anche no. La mamma? Anche la mamma? Vabbè, mia mamma la vedo fra po'. Anche gli amici? Sì, ciao Kevin. Aia. Ciao ragazzi, ciao Gabi, ciao ragazzi, ci vediamo settimana prossima con un altro video. Qualcuno mi ha chiesto di fare video su di me, e parlo tutto su di me, la mia storia. Se volete sentire la mia storia, lasciami hashtag, come si dice? Hashtag, in italiano, lasciami così, non so come si dice, più yes! Così faccio questo video. Devo avere 300 yes prima di fare questo video. E quindi, se volete sentire la mia storia in Africa, sul deserto, sul mare, qui in Italia, lasciami hashtag yes. Così faccio questo video. Ho parlato troppo, vero? Sì. Allora, ciao! Ciao!